Accomodatevi, non so se hai dato il benvenuto alla persona al tuo fianco. Sì. Dai il benvenuto alla persona al tuo fianco, digli benvenuto. Digli, senza di te non era lo stesso, digli. Meno male che sei venuto. Ok. Come state? Buongiorno Bari! Quanti sono di Bari? O oh, della Puglia, insomma. C'è qualcuno della Puglia qui? Rania in Puglia? Quanti invece sono qui per la prima volta? C'è qualcuno qui per la prima volta? Ok, Dio benedica, benvenuti a casa. Voglio vedere tutto il calore della Puglia. Anzi no, della Puglia, dei pugliesi, dei bari. C'è bello che sì. C'è bello che sì. Che si più bello? Allora, siamo veramente entusiasti di stare qua, portiamo tutto il calore napoletano e soprattutto la presenza di Dio. E io voglio che possiate aprire il cuore alla predicazione, perché lo Spirito Santo vuole rilasciare qualunque cosa di mortifero che verrò, non lo farò in vita. Ok, pregatelo a me. Allora, questa mattina io voglio parlarvi, abbiamo cantato questo canto finale, no? che diceva che lo zoppo salterà, il muto parlerà. Quanti ci credono che possono succedere queste cose? E allora io voglio parlarvi di qualcosa che è strettamente personale, qualcosa che è personale. Non lo puoi andare a cercare nei supermercati, non lo puoi andare a comprare, che ne so, in una bottega qui vicino. Voglio parlarti di qualcosa che è strettamente personale, cioè la fede. Molte cose le possiamo comprare con i soldi. Si rompe la macchina e cancello, non si rompono le macchine, è un esempio. Però tu che fai? Vai, ti fai magari un prestito, ti vai a comprare la macchina, si rompe il cellulare e ti vai a comprare la macchina, ma ci sono cose che non si possono comprare con i soldi. Ci sono cose che si possono avere solo guardando qualcuno. E tu mi dirai, ma che stai dicendo? Ok, se andiamo a vedere in Ebrei 12, voglio salutare anche tutte le persone che sono online, facciamo un applauso, Dio benedica. Ci vediamo poi stasera a Napoli per il servizio che abbiamo lì a Napoli. E Ebrei 12 dice qualcosa di forte che non ci avevo mai pensato. Dice anche noi dunque, aspettate che ci sta la luce che non può far vedere niente. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso, il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che c'è stata, che ci sta davanti, tenendo, guardate qua, tenendo lo sguardo su Cristo, tenendo lo sguardo su Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta.
tenendo lo sguardo su Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta. Allora, quanti sanno che il nostro sguardo, i nostri occhi hanno un valore eterno? Io immagino a volte le persone che sono cieche, quanta bellezza si stanno perdendo. Naturalmente non è che uno vuole nascere cieco oppure vuole diventare cieco, però noi possiamo riempirci, non so se lo state capendo, da ciò che guardiamo. Poi vi faccio capire perché. Quindi fissando i nostri occhi, dice la scrittura, su Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta. Avere fede su Cristo vuol dire avere fede sulle cose eterne. Perché Gesù è eterno. Lui è lo stesso. Ieri, oggi e in eterno. Oggi si crede in tutto. Basta che si crede in qualcosa o in qualcuno. Quindi c'è sta chi crede negli Hare Krishna, c'è sta chi crede nella natura, quindi ci stanno quelli che vanno nei boschi, vanno a contemplare la natura, si mettono là a meditazione, c'è sta chi fa yoga, no, avete visto perché si mettono, fai così, e, insomma, sembra che l'uomo sia nato per credere. Anche non sto parlando solo di Dio, sembra che l'uomo in generale sia nato per credere, cioè devo credere. La Bibbia dice che solo uno però crea la fede e la rende perfetta. Seconda Corinzi 4,18 dice: perché noi non fissiamo lo sguardo, vedete, non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono per un momento, quelle invisibili sono eterne. Quante volte ci riempiamo, faremo passare questo termine, gli occhi di cose che durano per un tempo, di cose visibili. E ragazzi, quando noi fissiamo le cose sulle cose, gli occhi di lo sguardo sulle cose visibili, cioè di questo, le cose che ci circondano, quante volte abbiamo fatto la mala esperienza che poi sfumano, crollano, non sono state poi quelle colonne che ci hanno sostenuto nella vita? Avete fatto mai queste esperienze? Magari avete messo lo sguardo, che ne so, quando dico sguardo vuol dire fiducia, che se tu metti, avendo lo sguardo su Cristo, stiamo dicendo: io mi fido di te, io guardo tutto quello che tu sei e tutto quello che tu fai. Quindi quante volte è capitato di aver messo lo sguardo su qualcosa, su qualcuno che voi ci ha deluso? O magari su qualcosa che poi è venuta meno. E quindi vedi che l'essere umano in generale, non sto parlando nell'ambito religioso, io sto parlando proprio della vita, perché la vita, ragazzi, è un viaggio. La vita è un viaggio straordinario. Credo che sia il dono più bello che Dio ci abbia dato. O non li dono sempre. E allora a volte dico: dove stiamo ponendo il nostro sguardo? Che cosa i miei occhi stanno contemplando? E vedi che l'essere umano, comunque, vuoi o non vuoi, se cerca la felicità, sta in cerca di un po' di pace. Come però? Mettendo lo sguardo sulle cose visibili. Perché sembra che mettere lo sguardo sulle cose invisibili è un po' difficile. Come faccio a mettere, se è invisibile o no? Se io ti dico, faccio un esempio, quanti vedono i leader rossetti? Oh, potete rispondermi, non è un peccato. Quanti la vedono?
qualcuno può dire, ma è talmente, no, ci sta come, sta diventando tutto spirito, ma ci sta. E se invece mi faccio un'altra domanda, quanti vedono Gesù qua, in questa sala? Così come vedete l'Ebro. Quindi sembra che Rossella sia visibile e Gesù sia invisibile. Ecco, questo vale a 360 gradi nella nostra vita. Però ecco che entra, fatemi passare il termine, in gioco una cosa. La fede. Io non so se sta... Già, io sento una presenza di Dio. Ed ecco che nella vita dell'essere umano si crea qualcosa e si rende perfetto. È la fede. È la fede, caro mio, è strettamente personale. Io non ti posso insegnare o non posso sostituire a te per la tua fede. Io ho la mia fede. Ho una rivelazione mia della fede. Non posso avere la tua. Ecco perché la Bibbia dice dobbiamo mettere il nostro sguardo su Gesù. Come si fa a mettere lo sguardo su qualcosa che non vedo? Come posso appoggiare su qualcosa che non vedo? Ecco che dal cielo, nella vita dell'essere umano, si crea la fede. La fede, caro mio, non la puoi andare a comprare da nessuna parte. La fede si crea ponendo il nostro sguardo su Gesù. E io immagino una cosa. Quando Gesù camminava su questa terra, io mi immagino questa cosa, che le persone, quando lo fissavano, immaginate questa cosa, voglio andare un attimo a Retroso, quindi stiamo ai tempi di Gesù, non stiamo a Dolce Vita Vai. Quindi ogni tanto immagina il masinello che passa, i romani che vogliono, stiamo lì, ok? Immaginati che Gesù sta passando, immagini che Gesù stava. Io mi immagino che le persone quando lo fissavano, quando lo guardavano, si creava qualcosa in loro. Perché se no non mi spiego come alcuni dicevano senza nemmeno conoscerlo. Ci siete? Senza nemmeno conoscerlo. Alcuni dicevano se solo lo tocco sarò guarito. Non so se stava afferrando la profondità, senza che nessuno lo conoscesse, soltanto che lui camminava. Immaginate Gesù quando camminava con quella tunica, com'era bello, che cosa emanava. Solo che la gente lo guardava fissando gli occhi su di lui, io credo che si creava la fede in loro, senza che Gesù parlasse. Solo che le persone guardavano e fissavano colui che è, che era e che è sempre stato. E allora ci stava qualcuno che diceva se solo lo tocco sarò guarito. Altri addirittura dicevano di soltanto una parola. Il centurione non aveva fatto un corso biblico. Il centurione non era stato invitato ad una riunione come questa. Il centurione non è che andava ai culti o si sentiva a Vittorio che cantava. No, il centurione non faceva niente, lo vide, lo guardò, pose il suo sguardo su Gesù e qualcosa si creò in lui, a tal punto da dire di soltanto una parola. Non venire nemmeno a casa mia, di soltanto una parola. Altri addirittura che erano ciechi. E la Bibbia dice che al solo ascoltarlo, che era lui, venivano guariti. Un cieco non può mettere lo sguardo su Gesù. Eppure, nello spirito, quando entra in gioco la fede,
tu puoi mettere, in grazia se sei cieco o no, il tuo sguardo su Gesù. Perché Gesù è colui che è invisibile, ma è anche colui che vive. E se tu vivi ponendo il tuo sguardo su ciò che vedi naturalmente, non crederai mai a Gesù. Perché Gesù, così come la fede, è strettamente personale. 27, 28, 30, ma non mi ricordo più, quando per la prima volta mi hanno parlato di questo Gesù, e io ero a casa mia e gli ho detto: se tu sei vero, io lascerò tutto e ti seguirò. E nel momento in cui ho posato il mio sguardo su Cristo, lui ha creato la fede e la chiesa perfetta. Rendere la fede perfetta vuol dire rendere la fede stabile. E come posso avere una fede stabile se non ponere il mio sguardo su colui che è stabile negli anni, nei secoli e in eterno? Mi stanno seguendo? Tutto quello che si attivava in queste persone era la fede, quella fede diversa dagli altri. Era una fede che non si proiettava sul domani, oppure chissà se succederà, oppure speriamo bene. Non era una fede tradizionalista quella che si accendeva in loro, non era una fede morta e priva di contenuti, ma piuttosto era la fede del momento, era la fede dell'ora, del ora succede, del sta passando Gesù, può succedere qualunque cosa. Questa era il tipo di fede che si creava quando Gesù passava e qualcuno lo guardava. Cari miei, personale, ti vuoi scegliere il pastore più bello di questo mondo? Il più bello di me non ce ne sta, no, sto scherzando. Ti vuoi scegliere la chiesa più bellissima, più bella, quelle cose là? È tua personale, tua personale. E quando vedi lui, che guardi nei suoi occhi la profondità di chi lui è, che si crea qualcosa in te. Un giorno l'apostolo Paolo era davanti a tanti dotti, tante religioni, eppure disse: un giorno voi state davanti all'Iddio sconosciuto. Io penso che l'apostolo Paolo ha creato proprio: state davanti a un Dio sconosciuto. Senza la fede in un Dio vivente staremo sempre davanti a un Dio sconosciuto, perché la fede è tua personale e lui la crea quando metti il tuo sguardo su di lui, quando poni il tuo sguardo, tu mirada, si dice in spagnolo, il tuo sguardo lo poni nella profondità di chi lui è. Quindi la fede che si attivava in loro non era una fede magari Gesù mi guarirà. Quante volte abbiamo detto, perché così ci è stato insegnato, Gesù poi ti guarirà. Vedete, ti guarirà, che verbo è? Futuro. Quindi non ti preoccupare, Gesù ti guarirà. Quindi tu proietti la tua fede in un Gesù che poi ti guarirà. La fede che si creava in queste persone era al momento, presente. Vedete com'è diversa la cosa? Non era una fede tradizionalista, perché la mia città è così, perché la mia nazione è così. No, era una fede attiva, si attivava qualcosa, si creava qualcosa in loro.
in qualunque cosa o in qualunque qualcuno, fammi passare questa espressione, in cui tu porrai la tua fede, che non è Cristo, sarà una fede morta. E non durerà molto. Se tu poni la tua fede su colui che è, che era e che sempre sarà, la tua fede non morirà mai. Quindi era piuttosto la fede del momento, dell'ora, la fede che si proiettava su colui che la creava e la rendeva perfetta, su colui che si chiamava il grande Io Sono. Sì, Io Sono, perché era una fede presente e non futura. Quante volte abbiamo detto speriamo che succeda? Quante volte abbiamo detto speriamo che arrivi a fine mese? Quante volte abbiamo detto speriamo, senti, lo vuole? Quante volte abbiamo detto? E quando tu ti proietti da qui a nel futuro, è chiaro che la tua fede non è presente. E che cosa succede? Che ti perdi i miracoli presenti. E quindi stai aspettando che domani, a volte diciamo, sia un giorno migliore, ma il tuo domani è oggi. Amen. Allora ecco che la fede diventa personale e quotidiana, e nelle problematiche della vita, nelle difficoltà, nei momenti che non comprendiamo tutto quello che succede, ecco che possiamo decidere su cosa, o meglio dire, su chi vogliamo mettere il nostro sguardo. Se impariamo a mettere il nostro sguardo su colui che crea la fede, allora ogni problema sarà un'opportunità che dimostrerà la potenza di Dio per vedere ancora una volta miracoli. Non so se Se impariamo a mettere il nostro sguardo su colui che crea la fede, allora ogni problema sarà un'opportunità che dimostrerà la potenza di Dio per vedere ancora una volta miracoli. Io credo che ognuno di noi si faccia le proprie battaglie, o no? Sia esteriori o quelle maggiori, quelle interne che nessuno vede, quelle sono le più forti. E a volte combattiamo contro i problemi della vita, a volte combattiamo contro situazioni, a volte combattiamo contro i familiari, a volte combattiamo. E poi a volte ci stanno quelle cose interne che nessuno sa, che sembrano che siano altro che la terza guerra mondiale, altro che le guerre puniche, indipendenze, prima, seconda e tutto. Dentro di noi a volte veramente dobbiamo combattere. O non è così, ragazzi? Io dico, nel quotidiano ci stanno situazioni così a volte, e quante volte diciamo ci vorrebbe solo un miracolo, o no? Vedete, è perché la Bibbia dice che Dio addirittura ha messo in noi il pensiero dell'eternità, è perché in qualche modo dentro di noi c'è fede, solo che è come se fosse una fede di mescolanza, un po' credi in Dio, un po' credi nelle tradizioni, un po' crediamo nell'uomo, perché è così, che ne so, chi è nato a Bari crede nelle tradizioni, chi è nato a Napoli ne crede in un altro, e che ci adeguiamo, o la religione dice così, però poi nel quotidiano, nei problemi giornalieri, quelli tuoi, la tradizione non fa niente, l'uomo non può fare niente. Per questo la Bibbia dice: mettete il vostro sguardo su chi? Su Gesù, colui che crea la fede. Allora nel tuo quotidiano, nelle tue lotte interiori, nel tuo processo della vita, perché la vita è un viaggio, è una destinazione, se tu non metti lo sguardo su colui
che ha già tracciato. Colui che ha già tracciato il tuo percorso. Corriamo il rischio a volte l'essere umano, poi il rischio che questa è la strada che ha tracciato Gesù e noi camminiamo in parallelo. È la stessa cosa, solo che questa parallela è una vita di frustrazione, di angoscia, di ricerca della felicità, vorrei un po' di pace, e ce l'ho con questo, ce l'hai con quello, non sopporto mia moglie, non sopporto mio marito, mamma mia il datore di lavoro, mamma mia che Dio lo faccia. E quindi, mentre se cammini su questa che lui ti ha tracciato, ponendo il tuo sguardo su chi? Non sulle cose che vedi, su di lui. Lui sta dritto là di fronte a te e sta aspettando. Allora tutti i tuoi problemi, poni il tuo sguardo su Gesù, perché dove tu stai attraversando un problema, lui già c'è stato. Dove tu stai passando una sofferenza, lui già l'ha passata. Dove tu stai passando un tradimento, lui già l'ha passato. Dove tu stai attraversando una solitudine, lui già l'ha passata. Per questo allora mettete lo sguardo non su tutte queste cose, ma su colui che è, che era e che sarà, su colui che ha già vinto la morte, su colui che è risorto il terzo giorno. Allora quando tu cammini in questo tracciato, vedrai che la vita sarà diversa e la fede sarà attiva e ogni giorno sperimenterai i suoi miracoli. Amen. Vado verso la conclusione. In Cristo si è compiuto tutto. Tutte le cose si sono compiute in Cristo. Come disse Gesù sulla croce? Quando lui ha... E il suo tracciato di vita non è stato quello dei milioni, eh? Quanti conoscono la storia di Gesù? In questi giorni leggevo, vi ricordate quando Mel Gibson fece il film The Passion? Si dice così in inglese, The Passion. La passione, insomma. E addirittura in un'intervista lui diceva che si è trattenuto, perché dice che Gesù ha passato molto di più. Quindi il suo tracciato non è stato tanto simpatico, eppure lui sulla croce disse tutto, eh? Tutte le cose si sono adempiute in Cristo, tutto. E allora sulla croce si applica una legge, che è la legge dell'interscambio. La Bibbia dice che lui è diventato maledizione e noi siamo diventati benedizione. Lui povero, noi ricchi. E addirittura anche sulle malattie, lui ha preso tutto. Perché è scritto che per le sue lividure siamo stati guariti. Siamo stati guariti. Che verbo è? Chi ha detto presente? Siamo stati guariti. Se tu vai in Isaia, è scritto. Isaia, questa parola è stata scritta 700 anni prima dell'arrivo di Cristo. Guardate Isaia, già il suo sguardo su chi stava. Ragazzi, sto dicendo delle cose così forti. Lo sguardo di Isaia, Gesù non ci stava ancora, in carne ed ossa, ma nello spirito lo sguardo di Isaia era su Gesù. Per questo lui disse, lui, mamma mia, Isaia già vide la croce, Isaia già stava vedendo il proposito della salvezza, Isaia già stava vedendo Gesù in carne ed ossa su quella croce e disse per le sue lividure, siamo stati guariti. Io non so se c'è qualcuno che è malato qui. Inizia ad afferrare la tua guarigione. Non dire più la mia malattia. Inizia a dire la mia guarigione. Perché la malattia non è tua. C'è stato un interscambio sulla croce. Lui ha preso le nostre malattie, i nostri peccati. E noi da lì abbiamo preso la nostra guarigione, la nostra salvezza. Ci siete? C'è una presenza di Dio nella mia vita?
La sua eternità è il nostro presente. La sua eternità è il nostro presente. Dove le cose già sono successe e io le ricevo per fede ogni giorno. Ripeto, la sua eternità è il mio presente. Dove le cose già sono successe, perché tutto è compiuto, e dove ogni giorno io mi vado a prendere quello che Gesù già ha fatto, mettendo in gioco la fede, perché senza la fede non possiamo ricevere nulla, nada, nothing. Nud. Un rapascia carapassia è in lingua. Ma quante lingue te l'ho detto? Concludo. C'è una... non so, un'atmosfera così particolare. Non so se... sì, perché stai pensando già alle orecchiette. So che a Bari questo è vero. La pasta al forno o perché stai così, si sta attivando qualcosa dentro di te. Allora ecco che la fede in lui diventa viva, perché non si basa più sulla realtà delle cose ma sulla verità dei fatti. Ecco che la fede diventa viva, cioè il tuo sguardo non lo metti più sulla realtà delle cose ma sulla verità dei fatti. E la verità dove la puoi trovare? Solo nella sua parola. E la sua verità è più forte di qualunque tua realtà, perché la realtà è momentanea, la verità è eterna. E a proposito di malattie, e concludo, lo so che l'ho detto già 8 volte, concludo proprio. Quanti stanno, si sta attivando una fede come non mai stamattina? C'è qualcuno che si sta attivando fede stamattina? C'è qualcuno che sta dicendo voglio mettere anche io il mio sguardo su questo Gesù? Non su qualcosa di materiale, no, su Gesù. No, non è una questione... Signore, potevo cambiare religione. Sono stato per 50 anni cattolico, potevo diventare evangelico. No! Perché la fede non la trovi né nel cattolico né nell'evangelico. La fede la crea Cristo! Guardate, addirittura la Bibbia dice che Gesù, parlando di malattie, no? Quanti si ricordano quante volte Gesù è stato battuto? Qualcuno dice che è stato battuto tantissime volte, la Bibbia dice 40 meno 1. Naturalmente in questo 40 meno 1 c'era una legge ebraica che è andata in Deuteronomio e l'ha andata a leggere. Ma non voglio soffermarmi su questo. Cosa significano le 39 frustate date a Gesù? Perché Gesù Cristo ha ricevuto 39 frustate? Perché le malattie umane sono divise in 39 classi. Magari lo sapete già, magari qualcuno non lo sapeva. Lo sto dicendo una grande cosa. Le malattie umane sono divise in 39 classi, quindi ogni colpo, ogni pezzo di pelle strappato dal suo corpo, ogni goccia di sangue versato ha prodotto guarigione più di 2000 anni fa sulla croce. Quindi da oggi puoi guardare la malattia in modo diverso, la puoi guardare come l'ha guardata Gesù.
Addirittura la Bibbia dice: dove è dardo? Dove è morte il tuo dardo? Gesù addirittura ha vinto la morte per me. C'è stato qualcosa più forte della morte? Il suo amore. Più forte della morte. E Gesù ha vinto addirittura la morte. Quindi 39 colpi per 39 classi di malattia. Come a dire, non c'è malattia che possa reggere davanti a Gesù Cristo il Signore. Allora oggi possiamo decidere su chi posare il nostro sguardo, sulla verità della Bibbia oppure sulla realtà di questo mondo che è basata su cose che non durano e che si sgretolano facilmente perché prive di fondamento. Oggi possiamo decidere di avere una fede viva in un Gesù vivo. Possiamo decidere di riempire il nostro sguardo di Lui, che crea una fede perfetta, che riempie il nostro cuore di gioia, sapendo che oggi posso ricevere il mio miracolo e che ogni giorno è il giorno del miracolo e che ogni giorno è un miracolo. Questo è quello che Dio mi ha detto di dirti. Quindi, fratelli cari, amici miei, noi veniamo da Napoli a farci quasi 300 chilometri, non a portarvi un'altra religione, non a dirvi che noi siamo meglio di un altro, ma perché crediamo che Bari verrà salvata per Gesù Cristo il Signore. E allora Gesù stamattina sta cercando una persona che dice: io voglio mettere il mio sguardo su Gesù affinché possa vedere la mia città salvata. Amen. Quanti hanno ancora la propria città? Dice: ma la mia città non mi ha offerto niente. Sai cosa bene te l'ha data? Quindi, tenendo lo sguardo su Gesù, io so che Lui si userà di me per portare Cristo, per vedere gente salvata, per guarire gli ammalati, per liberare gli oppressi. Ma io, pastore, sai, sto pieno di problemi. Sì. Chi ha una busta piena di problemi? Chi ha una busta piena di problemi? Ok, se tu ne vuoi due dei miei, non te lo credo. Non ci basta una busta. Però il mio sguardo su chi è? Su Cristo. Il mio obiettivo chi è? Cristo. La mia meta chi è? Cristo. La mia gioia chi è? Cristo. Ho imparato a riempire il mio sguardo di Lui. Occhio e occhio. Io guardo Lui, Lui guarda me. Mi riempio di quello che Lui è. Pastore, beato a te, io ti vedo lì tutto contento, non avrai sicuramente problemi. Dopo in privato, qua nella stanzetta, ti dico i miei problemi. Ma ho smesso di parlare dei miei problemi e ho iniziato a raccontare del mio Gesù. Allora, concludo in questo viaggio di questa vita. Tu puoi decidere come viverla. Le persone depresse possono essere liberate in un minuto. Le persone che sono stanche possono essere rafforzate in un minuto. Basta di porre lo sguardo su Gesù. Colui che conosce la stanchezza, colui che conosce la rassegnazione, colui che conosce tutto. Basta mettere lo sguardo su colui che crea la fede e la rende perfetta. Ora, cari pugliesi e baresi, come vogliamo vivere la nostra vita? Così, a come viene? Lavoro, sì, torno a casa, porto i soldi a mia moglie, se non gliela sento. No, sto scherzando. Oppure
sapendo che è un viaggio straordinario, oppure sapendo che tutto quello che mi succede è frutto dell'amore di Dio per me. Allora Dio ti sta dicendo stamattina, non ci sono, io quello che sento nello spirito, ci sono persone ferme, stanche, come se stanno in un pantano, che stanno, lo Spirito Santo stamattina ti sta dicendo ti prendi a vivere, perché la vita è straordinaria. Non mettere più il tuo sguardo sulla realtà, sulle cose che ti succedono, ma le cose che ti succedono portale nel mio sguardo, affinché il mio sguardo possa dirvi. Non è un fatto solo che di guardare, caro mio. Tu puoi guardare un paesaggio e andartene, o guardare un paesaggio e dire quanto è bello, poi ci faccio una foto. Non so se mi state capendo. Tu puoi guardare Gesù e dire ok Gesù, sì, che è morto 2000 anni fa, l'hai visto sulla croce, ciao. No, oppure guardarlo come l'autore della vita. Guardarlo come colui che ti può guarire. Guardarlo come colui che ti può guarire da un rancore, da una mancanza di perdono. Guardarlo come colui che può fare qualunque cosa nella tua vita. Ma non perché lui è il jukebox, ma perché lui è il tuo Signore, è il tuo Maestro. Allora questa giornata è stata messa la lavandina in soprannaturale. Ragazzi, gloria. C'è qualcuno che è malato qui, che ha una malattia? Se non ci sta nessuno, tu, oggi Dio ti guarisce. Così rafforziamo quello che abbiamo detto. Ah, vabbè, forse domani, no, oggi lui lo fa. Qualunque sia, naturalmente, poi qua si accendono tante discussioni, ma aspetta, devo avere fede io, devo avere fede tu, facciamo una tavola rotonda, i peccati, non peccati. Io non lo so. Io so solo che quando Gesù passava c'era una donna una volta che non l'avevo mai visto, che era malata da 12 anni. Guardò Gesù, lo guardò in mezzo a tante persone che lo abbracciavano, lo toccavano, lo spingevano, in mezzo a miliardi di persone che stavano intorno a lui, quella donna da lontano lo guardò, qualcosa si accese in lei, mettendo lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Mise il suo sguardo su colui, si accese qualcosa dentro, se solo tocco Gesù, sarò salva. Wow. Allora se tu sei qui stamattina, tu pensi che magari qualcuno ti abbia invitato, o tu pensi che ne so, devi adempiere delle cose, devo andare in chiesa, devo adempiere dei voti. Io ti dico una cosa, se tu sei qui stamattina, è perché Dio l'ha voluto. Allora, se attraverso questo messaggio tu stai iniziando a guardare Gesù, a mettere il tuo sguardo su Gesù, non sul pastore, il pastore non può fare niente, il pastore è uno come te, solo che invece di stare là, sta qua, ma mi vivo anche io le mie lotte, e che lotte che mi vivo, cioè, ma tu sei il pastore, non c'entra niente, perché a volte poi mi svesto da pastore, e c'è Antonio, e che lotte. Però anche quando la vita a volte ti mette in ginocchio, io ho imparato ormai a mettermi così. Anche quando sto in ginocchio rimango così. Sta là. Il mio maestro sta là. Ricevi un colpo che fai così. E Gesù si sposta per qua pure noi e lo vedi. Un colpo di qua, ah! E Gesù si sposta e dice sto qua. Perché il mio maestro non mi lascia, non mi abbandona mai. Questo è il Gesù che ho conosciuto. Questo Gesù ho conosciuto 30 anni fa. Questo Gesù per uno sguardo. Vi ricordate quando il buon Pietro stava sempre in mezzo? Pietro era un carattere sanguigno, non si dice sanguigno, prezzemolista, sempre in mezzo. E vi ricordate Pietro, Gesù, io
E io non ti tradirò mai. Tu dove vai mai? Ma che scherzi, Gesù? Magari Giuda, magari... Io sono un uomo di parole. Bah! Che fa Pietro? L'ha rinnegato tre volte. Che cosa ha ristabilito Pietro? Perché mentre picchiavano, perché quando lui l'ha rinnegato lo stavano picchiando, spingendo a spintoni, a sputate in faccia. In tutto questo Gesù non ha mai accusato. In tutto questo Gesù, mentre stava col sangue, mentre stava picchiato, lui cercava qualcuno. Trovò Pietro. E in quello sguardo Pietro ha capito tutto quello che ha fatto. E ha detto: devo ritornare dal mio maestro. Vedete, il guardare, lo sguardo, non è semplicemente guardare, c'è qualcosa di più profondo nel guardare Gesù. Non è solo guardare, i religiosi lo guardavano per vedere, adesso sbaglio, lo possiamo accusare. I religiosi lo guardavano. Chi veramente lo guardava per quello che lui era, allora lui creava una fede, la rendeva perfetta e il miracolo veniva. Quindi il miracolo non è a 360 gradi, non avverrà mai nella nostra vita se cerchiamo il miracolo. Il miracolo avverrà nella nostra vita quando cerchiamo Gesù, perché è in Gesù che tutto è compiuto. Quindi il tuo miracolo si trova in Gesù. La risposta a quella situazione si trova in Gesù. Non so se mi sta per me. Quindi quando cerchi Lui, nel suo tracciato, e nel suo tracciato c'è sta tutto quello che Lui ha preparato per te. Quindi il tuo problema, che non è tuo, quella situazione, quella malattia, non è nient'altro una opportunità affinché la tua fede sia più forte e la gioia di Cristo sia dentro di te. Quindi opportunità, non è più un problema. No, la donna dal flusso di sangue era un problema o era un'opportunità? Quel problema, tra virgolette, che aveva è stata un'opportunità affinché lei potesse sperimentare la vera fede in Cristo e la potenza di Dio. Quindi chi è che è malato qui, che ha messo il suo sguardo su Gesù, non sul pastore, e sta dicendo: io so che stamattina verrò guarito. C'è qualcuno? Vieni avanti, voglio parlare per te. Ecco qua anche Deborah. Qualcun altro? O state tutti bene? Gloria a Dio, non è che per forza... Già guarita, gloria a Dio. Ma veramente ci sono malattie che vengono guarite istantaneamente e altre magari che devi fare, che ne so, una lastra, quando lei pregò per te? Vedete, quando uno mette lo sguardo anche attraverso le dirette, che cosa è successo? Avete il cuore a testimoniare di Cristo. Allora, che cosa c'è? Morbo di Crohn. Ok. Dio da questa mattinata inizierà l'inverso. Che inizierà la guarigione nella tua vita. Anche mio marito. Ok, allora per fede facciamo finta che tuo marito sta qua. Deve partire, ma ok. Però avete capito quello che lo Spirito Santo ci ha detto stamattina? Qualcosa di così profondo che
che non so se avete mai ascoltato qualcosa sulla fede così, ma è stato qualcosa di così profondo. Lo sguardo sul Maestro. Hai messo lo sguardo su Gesù? Alleluia. Chiudi i tuoi occhi, vieni qui. Questo Gesù meraviglioso
che oggi ti ha voluto qui. Signore, rialza quanti sono stanchi, rafforza la loro fede, nel nome di Gesù. Padre, in questo momento io profetizzo una fede attiva nel nome di Gesù Cristo, una fede attiva in te, Signore. Signore, attiva questi cari stamattina ad avere una fede forte in un Dio forte. Attivali, Padre, nel nome di Gesù. Ricevi, ricevi, ricevi. Grazie, Signore. Oh, che spirito santo. Grazie Spirito Santo, e io non so se in diretta o qui lo Spirito Santo ha guarito persone che avevano prurito addosso, avevano di questi problemi, non so se qui o in diretta lo Spirito Santo ti ha guarito. Grazie Signore, grazie Signore. Shurabasse akaramara shurabaya irababasso. Alleluia, grazie per questa presenza, Signore. Grazie per questa presenza meravigliosa. Il mio sguardo è su di te, Signore. Tu crei la fede e la rendi perfetta. Grazie, Signore. Problemi di respirazione sono stati guariti in questo momento. Dolore ai denti sono stati guariti. Dolore ai denti in questo momento sono stati guariti. Ricevi, ricevi. Giornata di miracoli, ricevi. Semplicemente nel nome di Gesù. Porca Spirito Santo. La parte della mano, il mignolo. Mignolo destro guarito nel nome di Gesù. Non so se qui o in diretta. Alleluia. Miracoli creativi nel nome di Gesù Cristo. Pressione ristabilita. Pressione ristabilita. Sei il mio rifugio, la mia forza. Grazie Spirito Santo. Wow. Tocca Spirito Santo. Alleluia. Io confido in te, Signore. Io lo chiedo, ricevi questa mattina, ricevi nel nome di Gesù Cristo. Tocca Spirito, tu presenzia sta qui, Signore. Tu presenzia sta qui, Signore. Gena est la casa del tuo amore. Io ti
Spirito Santo, ricevi. Inizia a fare tutto quello che non potevi fare prima. Se c'era qualcosa che non potevi fare, inizia a farla ora. La fede dell'ora. Grazie Signore. Alleluia. Io non so se c'è qualcuno delle guarigioni che abbiamo chiamato, se qualcuno è qui o se sono in diretta. Non so se tu puoi alzare la mano o se sono in diretta. Dica, che è successo? Passa un po' la musica. La presenza di Dio è forte.